Sì. Bene. Siamo in diretta su tutti e due i canali, YouTube e Facebook. Click here anyway, vediamo un po' cosa succede. Ok, siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Bene, bene. Bene, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera. Vediamo un po' chi c'è e chi non c'è. Allora, volevo rispondere ad alcune domande che sono giunte in merito ai video che ho postato, a tanti post che ho messo, ai filmati che ho potuto selezionare e mettere in rete, e volevo rispondere a numerose domande che sono giunte. Per fare questo, quindi andrò a vedere la mia pagina Facebook, intanto vediamo un po' chi sta arrivando con noi. In diretta, venite, venite, venite. Eccoci qua. Buonasera a tutti, vediamo un po' i commenti, se me li fa vedere questo software. Siamo in diretta contemporanea, penso, almeno credo. Vediamo un po'. Comment reaction, eccoci qua. Vediamo un po'. No comment reaction, e va bene. Se riusciamo a percepire quanti siamo, beh, siamo a parecchi, eh? Però non vedo i vostri commenti e stiamo provando questa nuova piattaforma che ci permette temporanea, Contemporanea, questo penso, è penso, partito almeno qualcosa, credo, vediamo un vediamo un po', po'. scusate, ma stiamo provando una nuova piattaforma che faccia una contemporanea visione attraverso YouTube. Oh, bene, ecco qui, primo commento, buonasera dottore, quest'estate ho avuto una tachicardia. Già la prima domanda, Cinzia, un attimo solo che vediamo un po' di renderci conto di questa nuova piattaforma che, se non sbaglio, trasmette contemporaneamente su YouTube. E se mi permettete, volevo andare a vedere un secondo con voi che cosa sta avvenendo su YouTube nel mio canale. Vediamo un po' home page, vediamo un po' che cosa succede, che cosa succede. Non vedo nulla, vabbè, poco male. L'importante è che qualcuno mi veda. Vedo. Ciao Marisa, ciao carissima, ciao Letizia, ciao Susanna Spadaro, carissimi, vi vedo tutti, però io volevo vedere che cosa avviene sul mio canale YouTube. Per capire se sto andando in diretta anche là oppure no. Non lo vedo in questo momento, ma sostanzialmente dovrebbe esserci. Dicevo che volevo rispondere ad alcune domande, anzi, numerose domande che sono arrivate in merito ai video che io pubblico abbastanza regolarmente e che sostanzialmente mi permettono di poter verificare con grande attenzione quali sono gli interessi delle persone. E per cui davvero sarei ansioso di rispondere alle domande. Per chi non mi conosce, ovviamente, io sono Davide Terranova, cardiologo e mi occupo di nutrizione, elimina queste cose. Sto intanto facendo una visione. Salve Cinzia, vediamo un po' quanti siamo adesso. Siamo una cinquantina, cerchiamo di aumentare un po'. Buonasera Letizia, buonasera Susanna, buonasera Paola. Critelli, buonasera dottore, anche mio marito è diventato suo fan. Grazie, Morena. Fans, insomma, vabbè, si fa quel che si può. E io cerco sempre di trasmettere dei concetti che noi medici conosciamo e che non riusciamo a divulgare in nessun modo attraverso le visite ambulatoriali, solo per questo. E quindi ho trovato questo sistema di comunicazione che davvero mi dà la possibilità di poter esprimere quello che sappiamo. E ovviamente tutto quello che dico e quello di cui parlo non è un parere mai personale, ma si avvale solo di quello che percepisco, che ricevo a livello di aggiornamento e quindi cerco di trasfonderlo per la comprensione di tutti. Marisa, ciao Marisa, c'è anche Marisa Terranova che è una persona che conosco molto bene. Davvero. Allora, volevo rispondere ad alcune domande. Quanti siamo? Benissimo, però non vedo se siamo in diretta anche su YouTube. Non vedo molto. È un nuovo software che sto utilizzando per poter trasmettere contemporaneamente in più canali. Vediamo un po' se riesco.
Intanto voi arrivate, preparate le domande e cercherò di rispondere a tutti quanti, però vediamo un po' se riesco a trovare come mai non trasmette anche sul mio canale YouTube. Vediamo un po', ok, YouTube, dovrebbe esserci, offline, offline, io dovrei esserci qui. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', non lo vedo bene. Vabbè, non ha importanza. Annalisa, salve. Fibrillazione e ablazione. Benissimo, questo è un argomento davvero interessante. Allora, la fibrillazione atriale. Giuseppe, buonasera, carissimo, salve Giuseppe, buonasera. La fibrillazione atriale è un'aritmia che comporta che gli atri, nella parte superiore degli atri, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa da questo software che mi scuso, è la prima volta che lo vedo, quindi sto tentando di capire come fare al meglio questo tipo di rappresentazione di diretta. Vediamo un po'. No, qua non ci siamo. Sì, potrebbe essere qui. Guardate un po', vediamo un po' se riesco a portare la clip della fibrillazione atriale. No, non ce la faccio, non ha importanza. Torniamo pure a noi. M1, eccoci qua. Sto arrivando, eh. Eccomi qua. La fibrillazione atriale, dicevo, è un'aritmia che comporta il fatto che nella parte superiore degli atri la frequenza arriva ad essere, pensate, addirittura 600 battiti al minuto. Per cui è davvero importante poter gestire questo tipo di aritmia attraverso dei presidi che sono farmacologici, ma a volte sono di intervento proprio terapeutico, mirato ad andare ad intervenire dove si colloca esattamente questa sorta di, diciamo così, cortocircuito per poter in qualche modo interrompere la fibrillazione atriale. Questa è l'ablazione transcatetere, ossia si arriva con un catetere all'interno del cuore, si vede nell'atrio dove c'è il trigger, il punto iniziale che scatena la fibrillazione atriale e qualche volta si può appunto intervenire andando ad ablare proprio così la conduzione anomala. Ed ecco quindi che la fibrillazione atriale può risolversi definitivamente. Quindi l'ablazione può essere, per chi mi aveva fatto questa domanda, una soluzione fattibile. La domanda era fatta da Annalisa, mi sembra, sì, ecco qui. E quindi sostanzialmente è possibile fare l'analisa. Non sempre riesce, per cui sostanzialmente è bene valutare caso per caso e sarà l'emodinamista colui che si occupa di valutare oppure l'aritmologo in questo caso, che si occupa di valutare se effettivamente può essere efficace l'ablazione, però è una evenienza definitiva, una soluzione, scusa, definitiva. Buonasera Peppe, Scaglione è proprio sempre online, eh? Eccolo qui, un saluto Beppe, un saluto da dove chiami Peppe che non mi ricordo mai. Rosana Natale, buonasera. Domande, 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 domande. Quest'estate ho avuto Cinzia, vediamo qui. Quest'estate ho avuto una tachicardia parossistica. Beh, per la tachicardia parossistica, scusate, non c'è molto da fare. Ci sono delle manovre da fare per la tachicardia parossistica, queste qui. Se vi dovesse capitare di avere un'aritmia parossistica supraventricolare, che è una delle più banali aritmie presenti assolutamente senza alcun rischio cardiovascolare, chiudiamo qui, ci sono due manovre da fare. La prima è quella di mettersi seduti e massaggiare il lato del collo esattamente dove c'è l'angolo della mandibola. All'altezza qui della carotide c'è un globo, si chiama globo carotideo, non da tutte e due le parti, è una parte sola, che può aiutare a interrompere un'aritmia banale come la tachicardia parossistica supraventricolare, che mi rendo conto davvero essere alquanto fastidiosa. E sostanzialmente quindi questo tipo di aritmia può essere bloccata tranquillamente da questa manovra. Oppure un'altra manovra vagale è quella di mettersi distesi a letto e massaggiare un globo oculare, che può essere il destro o il sinistro, non tutti e due contemporaneamente, occhi chiusi chiaramente, e anche questa manovra può ridurre oppure interrompere addirittura una tachicardia parossistica supraventricolare. Peppe della provincia di Siracusa, mitica Sicilia, verrò il fine settimana, non proprio in Sicilia, a Bari per una convention, però Sicilia io l'adoro, sarà che
Ho qualcosa di siciliana, quindi. Un caro abbraccio, Peppe. Simona, io soffro, vediamo un po', di tachicardia. Soffro di tachicardia parossistica supraventricolare e fibrillazione. Non vivo più, ma non mi vogliono fare l'ablazione. Simona, non so perché non vogliono fare l'ablazione. Dovrebbero spiegartelo. Guardi, non le facciamo l'ablazione per questo e questo motivo, ma effettivamente uno studio elettrofisiologico va fatto, e forse perché non riescono a individuare, cara Simona, il punto iniziale dove si scatena questo tipo di fibrillazione. Forse per questo, perché non c'è un motivo preciso per poter non fare a priori una ablazione transcatetere. Quindi sostanzialmente spero che tu possa avere delle risposte più esaustive. Dicono che non si muore. Ma ho paura. No, Simona, non si muore effettivamente, ho paura, capisco. Esistono dei farmaci, Simona, per poter curare la fibrillazione atriale, e se la fibrillazione atriale non è gestibile, cioè se non si ritorna al ritmo normale, puoi convivere con la fibrillazione atriale e non accorgertene. Mi spiego, nella parte superiore del cuore avvengono dei fenomeni che sono quelli della fibrillazione atriale che non arrivano al ventricolo. Molti pazienti che hanno la fibrillazione atriale a volte non sanno neppure di averla perché il cuore riesce a organizzarsi in modo tale che la parte superiore del cuore non trasmetta tutti e 600 e 500 impulsi al ventricolo, ma ne trasmetta uno ogni tanto. Per cui alla fine una persona addirittura neppure se ne accorge. Tuttavia esistono delle terapie, cara Simona, che possono alleviare questo sintomo e sono certo che il tuo cardiologo te le potrà prescrivere. Mi dai ancora dei dettagli, però dura poco. Dottore, prendo quattro farmaci. Che farmaci prendi, Simona? Si ritorna in ritmo, io le avverto, lo so, però. Peppe Scaglione, una domanda, dottore, essendo cronico, ti metto qui in vista che così posso vedere meglio. Una domanda, sto essendo stomatitico anche cronico perché ho avuto due infarti, conseguimento di due stent, dovrei subire un altro intervento di osteomielite. Rischio con anestesia? No, Peppe, nessun rischio, tranquillo, davvero non c'è nessun pericolo. Le anestesie che vengono fatte oggigiorno valutano eventuali complicanze cardiovascolari, per cui puoi stare assolutamente tranquillo. Vediamo un po' qui. Ok. Non so perché non sono su YouTube, ma non importa. Multitac. Ah, ok, sì, certo, è un farmaco antiaritmico che è uno dei più efficaci, Simone, per cui il beta bloccante che stai utilizzando è anche uno dei più efficaci, per cui detto questo, la terapia che stai facendo è assolutamente consona. Però almeno provare l'ablazione transcatetere per un fenomeno così importante e fastidioso, io credo che forse sarebbe opportuno, ma non so perché non vogliono farlo, perché ti dicono quale sia il problema, Simone. Di niente, Peppe. Accidenti, 14 interventi, sono un bel po'. Buonasera, Katia. Però se ne hai fatti 14, Peppe 15, che te fa? Ti fa un baffo, assolutamente. Tanti auguri, eh. Volevo chiedere come mai a me fanno partire queste aritmie. Non so, Simona, bisognerebbe valutare. Mi è difficile risponderti così, Simona. Non posso, con tutta la più buona volontà e la predisposizione e la disponibilità che vi do, a volte non riesco proprio a rispondere perché rischierei di creare più delle preoccupazioni inutili perché non posso rispondere in maniera dettagliata se non ho tutti gli elementi per poter rispondere. Quindi vi chiedo scusa se non rispondo a tutte le domande, ma non è per cattiveria o per un senso di egoico, è assolutamente per il fatto che non posso rispondere con certezza se non ho degli elementi completi. Anna Maria, va bene prendere Inderal per aritmie causate dallo sdosaggio di Etilox? Questo è un assurdo, Anna Maria. Cioè, è davvero una cosa assurda che non condivido nel modo più assoluto. Prendere
un farmaco a causa di un altro farmaco, ma ti rendi conto? È una cosa assurda. Quindi dosiamo l'eutiroxia, il farmaco della tiroide, perché sappiamo benissimo che può provocare delle aritmie cardiache. Quindi una cosa che non sta né in cielo né in terra, ma ovviamente tu non c'entri nulla, è l'iter terapeutico che non funziona in questo modo. Katia, extrasisto dei ventricolari, reflusso gastroesofageo, esiste soprattutto nei cambi di stagione, ecocardio normale. Ebbene, questo Katia, l'ecocardio normale depone per il fatto che appunto tu abbia il cuore sano, per cui sostanzialmente le extrasistoli sono proprio correlate al reflusso gastroesofageo, per cui cura il reflusso gastroesofageo. Katia, assolutamente devi curare questo e quindi concentrarti soprattutto sul problema stomaco. Il problema non è cuore, il problema è stomaco, quindi le extrasistole sono una manifestazione del problema gastrico. Quindi cura il problema gastrico e spariranno le extrasistole, almeno quasi sempre. Io assumo l'indenapreritmia. Bene, va bene, è un farmaco che viene utilizzato. Assolutamente. Rosanna fa gli auguri a Peppe, che facciamo anche noi, grazie Rosanna, benissimo. Vediamo se mi sono perso qualche domanda. No, non vedo domande particolari. Bene, allora, volevo solo spiegare a molte persone che mi fanno delle domande, a volte mandandomi addirittura degli esami del sangue che non posso rispondere. Ma non per cattiveria, perché davvero rispondere anche via chat, via email, via messenger è impossibile. È anche deontologicamente scorretto. Perché capisco un consiglio, non si nega a nessuno per carità, nel modo più assoluto, ma quando mi mandate lista di esami del sangue e analisi e elettrocardiogrammi, eccetera, questo diventa davvero difficile e dal punto di vista legale è molto rischioso, per cui non rispondo per questo motivo. Se avete necessità di una consulenza, ho attivato attraverso il mio canale, il mio sito www.davidetranova.it un sistema professionale di consulenza online dove possiamo vederci faccia a faccia, io posso fare delle domande, voi potete rispondere, mi potete sottoporre degli esami, io li guardo al momento e così professionalmente può essere davvero utile fare questo tipo di consulenza, che è poi quella che avviene normalmente nello studio, cioè quando non c'è necessità di una visita medica, ma quando c'è la si fa, ma sostanzialmente può accadere che c'è una consulenza per cui si possono esaminare appunto degli esami. Ciao Rosa, buonasera, grazie dell'icona. Qui mi sa che abbiamo, grazie Peppe, e faccio tutto quello che posso nel tempo, come vedete anche da casa mia, dal mio studio. Quando posso mi metto online, se posso risolvere qualche dubbio, qualche domanda, volentieri. Ora volevo provare questo software che però non mi dà possibilità di far vedere una diretta Facebook e non capisco perché, per cui chiudo momentaneamente e verifico un altro questo perché ci tenevo ad aprire anche questo canale attraverso il canale di YouTube, scusate, ho sbagliato, YouTube, perché anche lì c'è un gran movimento, per cui è importante poter, ecco qui, vediamo se c'è qualche altra domanda. Vorrei venire a fare una visita da lei a Vicenza, ma abitando non vicino potrei venire lunedì o martedì, l'hai vista in quei giorni? No, Sap, non visito in quei giorni, ma per quanto riguarda dove visito, io visito a Padova soprattutto e quindi nel mio sito può trovare tutti i riferimenti per le visite private. Buonasera Gian Pietro, buonasera Silvano Legnaro, Legnaro, ho capito. E dicevo che stavamo facendo questa prova con qui degli amici per vedere se questa diretta può essere trasmessa direttamente anche su YouTube, ma attualmente non vedo nulla da YouTube, per cui desidero un attimo sistemare la faccenda. Interrompo qui intanto, io intanto vi ringrazio, continuate pure a mandare delle messaggi, grazie a te o grazie a lei, non so, donna uomo, Yves Sepp, ogni riferimento sul mio sito, se possono essere utili davvero volentieri. Vi
E ci risentiamo prossimamente, a brevissimo. Intanto continuate, Gian Pietro. Quali sono i migliori antipertensivi? Ma che domanda! Non c'è il miglior antipertensivo, Gian Pietro. Ogni antipertensivo è indicato per un tipo di persona e quindi gli antipertensivi che possono essere efficaci su di me possono non essere efficaci su di te. Quindi non c'è il migliore o il peggiore, ma il cardiologo, il medico, confeziona, prescrive il farmaco antipertensivo avvalendosi del tipo di patologia, del tipo di persona che è del paziente che ha davanti. Quindi non esiste uno migliore. Ma esistono molti antipertensivi, ce ne sono davvero tanti, ma se possibile, prima degli antipertensivi utilizzate dei presidi non farmacologici. Vi ringrazio, un grande abbraccio a tutti quanti e ci sentiamo dopo, vado un attimo a vedere cosa succede su YouTube e a presto, non perdiamoci di vista.